Sì, no, sono finiti gli alibi. Dobbiamo mettersi in carreggiata perché al di là che la partita è stata riacciuffata, però sappiamo come, no? Perché credo che è stata una partita, loro ci hanno colpito su un calcio da fermo, non si può fare certi errori così e dispiace perché dopo vai sotto 2-0, sì, bravi alla reazione. Però secondo me dobbiamo lavorare anche perché dobbiamo fare di più. Tutto qua. Io per primo, no? Perché sono io quello che è alla guida adesso. Ma sicuramente se l'ho fatto giocare vuol dire che ho visto questo, se no non giocava. A me non mi interessa, io non guardo chi ha 300 partite. Sicuramente, se sarò io qua, cercherò di trovare questi giocatori perché per giocare a calcio, se non sei libero nella testa, non puoi giocare. E io devo trovare questi giocatori. Mi servono questi giocatori in questo momento. Io non posso vedere i miei giocatori che hanno paura di giocare una partita di calcio perché se no non si può fare questo lavoro. Ma sicuramente l'ho detto in settimana. Chi pensa. Io ho detto di pensare a partita dopo partita perché sarebbe a tutti, compreso il sottoscritto, piacerebbe pensare al primo posto, però se pensiamo così è sbagliato. La classifica l'avete visto tutti, e il primo posto è lontanissimo, ma noi dobbiamo pensare prima cosa a partita dopo partita. Se pensiamo a quello non abbiamo capito niente. No, depresso no, per carità. C'è un po' di rammarico perché aveva la partita in pugno e purtroppo avete visto tutto quello che è successo. Però mi hanno detto che anche il 3-1 era regolare, il gol. Vabbè, gli errori dell'arbitro ci stanno come ci stanno i nostri, ecco, per carità. Non lo so. Infatti era molto Giulio, ho detto guarda che se vuoi fare il giocatore devi subire anche quelli, fanno i seriali, fanno da tutte le parti, ho detto non ti stare a preoccupare, ecco. Cioè, fino a quel momento lì non ci avevano impensierito più di tanto, ecco. Dopo abbiamo fatto quell'errore lì, loro hanno preso morale e alla fine siamo riusciti anche a pareggiare con un uomo in meno, un altro errore. Purtroppo il calcio, chi sbaglia paga. Lei dovrà lavorare molto perché proprio sempre alla fine prendete dei gol, ormai è una consuetudine. Domenica scorsa ci è andata bene, oggi siamo tornati come 3 domeniche fa che ci ha detto male. E domenica ad Agliano un'altra battaglia come questa, perché si sapeva che oggi era una battaglia qua, eh. Però ti trovi in vantaggio di 2 gol contro una squadra forte e ti sfuma alla fine così, un po' di rammarico c'è, però ci deve far forza nel senso che cioè, possiamo giocare con tutti, ecco. Abbiamo fatto la nostra partita di sofferenza, lo sapevamo, gli avevo detto ai ragazzi, hanno fatto tutto alla lettera perfettamente, solo che purtroppo e alla fine abbiamo fatto quei 2 errori noi, come l'arbitro se ci dà il 3-1 penso che era chiusa prima allora la partita, ecco. Sì, usciamo da una partita che l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi, l'abbiamo preparata in settimana molto bene, siamo riusciti a trovare prima l'1-0, poi subito il 2-0, abbiamo peccato un po' nella gestione, abbiamo subito il 2-1, e poi sì, abbiamo comunque provato a riattaccare, abbiamo anche trovato il gol del 3-1 che non l'ho ancora rivisto, ma da dietro mi è sembrato regolare. E poi dopo su una disattenzione difensiva abbiamo preso il gol del 2-2. Un pareggio che muove la classifica, ma che non ci rende contenti perché potevamo portare a casa qualcosa di più da questa trasferta. Sì, grazie, però lottare va bene, però bisogna lottare ancora di più per portare a casa i 3 punti perché ne abbiamo bisogno, lavoriamo bene tutta la settimana e dobbiamo essere più cattivi in tutto e per tutto, io compreso.
Sì, domenica andiamo ad Aiana, una partita, una battaglia. Come ho già dichiarato, dal di qui alla fine saranno tutte battaglie, sono da giocare tutte delle finali. E le prepariamo sempre nel migliore dei modi, e con grande rispetto per tutte le squadre, ma non dobbiamo avere paura di nessuno perché siamo una grande squadra e dobbiamo continuare ad allenarci così nel migliore dei modi. Crepi, grazie. Sì, c'è un po' da amaro in bocca perché vinciamo 2-0, poi 2-1. Prendere gol il 2-2 alla fine ci ha spezzato un po' le gambe, dai. Abbiamo sbagliato un paio di occasioni sul 2-1 per chiuderla. Non siamo stati bravi a chiuderla e purtroppo questo è il calcio, prendi il 2-2. Di solito li prendete sempre i gol alla fine della partita, bisognerà fare qualcosa per evitare il prendere. Eh sì, questo qui è un bel problema, infatti, che si sta verificando sempre più spesso e bisogna lavorarci di più e stare più concentrati fino alla fine perché ecco i risultati alla fine. Sul 2-1, Fagioli è stato il sole che l'ha fatto imbarbagliare o la... Purtroppo io ero girato perché ero convinto che l'aveva bloccata. Mi ha detto che gli ha rimbalzato male e poi è andato a contrasto, la palla è rimasta lì e è andata a finire sui piedi del giocatore del Rimini che ha fatto gol. Comunque una buona prova. Sì, sì, quello assolutamente, perché non è da tutti venire qui a Rimini e fare bene. Quindi siamo contenti, dai. Domenica avete la Aianese. Domenica è un'altra partita importante, sì, sì. Ce la metteremo tutta come abbiamo fatto oggi, per portare più punti possibili a casa, perché ci dobbiamo salvare il prima possibile. Siamo convinti di farlo.